c'è davanti. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Il mio saluto va al Presidente della Repubblica, va al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedo anche il Ministro della Cultura che saluto, alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro e a tutti i colleghi presenti che ringrazio, al Commissario dell'Unione Europea per il Lavoro e i Diritti Sociali, a tutte le autorità e agli ospiti. Desidero innanzitutto rivolgere un pensiero commosso alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno perso la vita e sacrificato la salute per assicurare un futuro migliore ai propri cari. A nome mio personale e della Camera dei Deputati rinnovo alle loro famiglie i sentimenti di vicinanza e partecipazione. È la prima volta che si organizzano gli Stati Generali della Salute e della Sicurezza sul Lavoro alla Camera dei Deputati. Ritengo sia un segnale importante di attenzione su un fenomeno che ha ormai raggiunto una dimensione indegna per un paese civile. Secondo le più recenti statistiche dell'INAIL, nei primi 8 mesi del 2024 denunce di infortunio mortale e di malattia professionale sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una città che cresce, una città che migliora la propria mobilità interna a favore dei cittadini, è un impegno delle istituzioni, un impegno corale, non è la vittoria di qualcuno, tanto è vero che oggi siamo qui, il Presidente RFI, il Presidente della Regione, il Sindaco, questo è sinonimo di armonia istituzionale, io credo moltissimo nella collaborazione istituzionale, è un processo di concertazione sul territorio che sta andando avanti, noi confidiamo entro questa legislatura di definire gli importanti appuntamenti, la media velocità della Palermo-Catania-Catania-Messina, non è la regione, sapete, è un impegno nazionale, sono 5 lotti che stanno andando avanti per la media velocità. Poi il nostro sogno, il nostro impegno è l'inizio naturalmente dei lavori del ponte, l'inizio dei lavori dei termovalorizzatori, abbiamo tante cose da portare avanti e faremo di tutto perché siano portate avanti senza se e senza ma. È una grande giornata per la nostra città, questo quartiere che è stato per anni penalizzato da questa opera fondamentale, comunque c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni, ringraziamo il governo regionale per la programmazione, per aver contribuito per circa 68 milioni di euro in questa prima fase delle 3 fermate, tra cui anche quella di Via Sicilia denominata Libertà. Ringraziamo anche il Presidente di RFI, tutti i vertici e tutti gli operatori che hanno lavorato alacremente per completare l'anello ferroviario. Noi sappiamo che nei prossimi mesi si apriranno 2 fermate fondamentali per Palermo che sono Porto e Politiama e poi nei prossimi anni si chiuderà il famoso anello ferroviario che col passante di fatto doterà alla città di Palermo, a tutta la provincia, una metropolitana. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa ha arrestato in flagranza 2 catanesi di 53 e 49 anni, entrambi pregiudicati, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'arma hanno condotto una mirata attività investigativa nel quartiere Librino dove hanno scoperto che in un appartamento di Viale Moncada, i due uomini avevano organizzato un mini market della droga, con tanto di apparato di videosorveglianza. Per accertare dunque le esatte modalità di svolgimento dell'attività illecita, i carabinieri si sono appostati nei paraggi per poter osservare i movimenti dei pusher, verificando, così come numerosi giovani, dopo essersi recati in quella palazzina e aver citofonato, salivano nell'appartamento al 5° piano e dopo alcuni minuti ne uscivano con fare guardingo, per poi allontanarsi velocemente.
Per riscontrare le loro ipotesi, i carabinieri hanno organizzato il blitz in serata mentre diversi acquirenti erano in fila per accedere allo store della droga. Due militari non in uniforme si sono confusi tra loro, entrando così nell'appartamento. All'interno, i carabinieri hanno dapprima visto il monitor con le immagini di ben 8 telecamere di videosorveglianza e poi, nella stanza accanto, hanno scorto il 49enne intento a confezionare dosi di cocaina e di crack e hashish e il 51enne che incassava il denaro delle vendite. A quel punto gli investigatori si sono qualificati come carabinieri, bloccando e arrestando i due pushers. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre i due spacciatori sono stati arrestati con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Via libera alla progettazione delle opere di manutenzione del canale di Gronda Martinetti, che si trova all'interno dell'area protetta della Timpa di Acireale. Ad occuparsene, così come stabilito dall'esito della gara espletata dalla struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà un team di professionisti che fa capo alla Isomar di Napoli. L'intervento, per il quale Palazzo Dorlins ha stanziato complessivamente 5 milioni e mezzo di euro, consentirà di porre fine alle esondazioni di acqua piovana che hanno reso altamente instabile il costone lavico che sovrasta la borgata di Santa Maria la Scala, minacciando frane che mettono a rischio le abitazioni che sorgono sul lungomare. Gli uffici, diretti da Salvatore Lizio, hanno affidato questo primo appalto per un importo di 251.000 euro. Sul canale, realizzato mezzo secolo fa, ricorda il governatore Schifani. Da oltre 30 anni non viene eseguita alcuna manutenzione e ciò ha provocato gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno messo a repentaglio la pubblica incolumità. Oggi compiamo un altro fondamentale step per realizzare finalmente condizioni di massima sicurezza. Tutte le opere, tengo a ribadirlo, saranno rigorosamente realizzate nel massimo rispetto dell'habitat naturale della riserva, e toccherà adesso ai progettisti pianificare un intervento che coniughi entrambi gli aspetti, di cui noi continueremo ad essere garanti. Il canale Marinetti dovrà essere liberato dai massi e dai detriti che ne occludono, in più punti, il tracciato. Occorrerà intervenire anche sulle sponde e realizzare alcune vasche di laminazione. Sulla sommità della Timpa, inoltre, sarà posizionato un serbatoio di dimensioni più grandi, destinato a raccogliere le acque che provengono dalla strada statale 114. Finora, infatti, si sono riversate lungo il ciglio della scarpata, destabilizzando di continuo il terreno e provocando movimenti franosi arrestati, fin qui, da reti d'acciaio che saranno comunque sostituite e rinforzate. Grande successo, sabato 26 e domenica 27 ottobre, a Paternò con l'evento Oriental Art Sicily Fest giunto alla seconda edizione. Il presidente Musmeci, si è trattato di un evento straordinario e originale. È stato un successo senza precedenti l'evento Oriental Art Sicily Fest, giunto alla seconda edizione e organizzato a Paternò da Alice Di Benedetto, insegnante e danzatrice di danze orientali e danza indiana Bollywood in due luoghi diversi, all'interno della sala della biblioteca comunale e al piccolo teatro. Le previsioni meteo per giovedì 31 ottobre di Globus Television. Giovedì, dominio dell'anticiclone africano. Giornata con condizioni di bel tempo, cielo che si potrà vedere un po' più nuvoloso sui settori centro-meridionali. Temperature massime fino a 25 gradi, minime in calo.